Tempo di reunion, le reunion eh, generalmente mi ricordo quella dei Sex Pistols, era stata motivata da un'assenza di soldi, da una mancanza di soldi, quindi la volontà di rimettersi insieme ed era stata però dichiarata come cosa, quindi era abbastanza simpatica l'idea che lo dicessero così apertamente. La reunion eh, dei Guns N' Roses pare sia stato un flop, adesso vedremo se avrà una continuazione o no. Eh, poi flop, flop, bisogna valutare se artisticamente hanno senso. Secondo me, ehm, la reunion dei Blur potrebbe avere un grande significato da un punto di vista musicale, proprio perché i Blur sono stati uno dei più grandi gruppi degli anni '90 in Inghilterra. La reunion dei Take That è un po' più da mettere in discussione, a mio avviso. La reunion dei Duran Duran non sa da fare perché non si sono mai sciolti, sinceramente. I Duranduran Duran sono un gruppo di grandissimo livello musicale a mio avviso, non si sono mai sciolti, hanno, anche nel loro periodo buio, quando la gente pensa si siano sciolti. In realtà hanno fatto dei dischi semplicemente un po' più sofisticati e quindi meno commerciali ed è il loro periodo migliore. Quindi andrei a riscoprire dischi come Pop Trash o come Medazaland o come Liberty, che sono album dei Duranduran Duran un po' sepolti, ma appunto da disseppellire. Poi ci sono. Altri gruppi di cui si spererebbe una reunion, come ad esempio i Genesis, che ci sono ancora tutti e loro sì che dovrebbero fare una gran bella reunion con Peter Gabriel, che è capitano, ma mi sembra un po' impossibile. La reunion dei Police, vorrei che avesse un esito discografico più che live, perché la grandezza dei Police era anche e soprattutto nei dischi. E poi aspettiamo la reunion dei Blue Vertigo. <ride>